Bentornati anche questa sera, ritorniamo con la rubrica cucina. Ho visto di nuovo molti commenti, vi ringrazio, sono contento che vi stiano piacendo, grazie più che per i complimenti anche per gli auguri e vi aggiornerò sulle varie situazioni che ho. Il lavoro sta andando molto bene, sto prendendo delle buone abitudini e sto continuando a lavorarci, ovvio ho ancora delle cose da sistemare come un po' tutti. Però sono molto 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 fiero di me e il mondo sta portandomi ciò che mi serve per crescere, come dicevamo ieri sera. Visto che ieri ho pubblicato questi due video, andatevi a vedere con calma chi vuole, o anche solo per rubrica, e perché ieri alla fine ne sono usciti due. Invece questa sera, mentre io sto giocando a beach volley, incredibilmente, mentre finisco beach volley, sta uscendo questo video che state vedendo in questo momento, dove ripaniamo la cucina. Spero che vi sia piaciuto. Qualcuno mi ha detto che ha già provato la ricetta, qualcuno mi ha dato qualche consiglio, ma non si è, come dire, non si è spinto molto. Mi raccomando, spingetevi, fatemi sapere di cosa volete che parlo, proponetemi qualche ricetta che può essere utile. Vi dico questo che è importante. Al mercoledì sera sul canale 34, mi sembra che si chiama Food Network, con Chiara Maci, che è una blogger, è uscita, dovrebbe essere uscita la nuova stagione di un programma, L'Italia a Morsi, che parla di ricette tradizionali, eccetera. Io non sono ancora riuscito a vederlo, ma se guardate su questo canale ci sono delle repliche e mi piacerebbe poi portarvi proprio delle ricette tradizionali o particolari o qualcosa del genere, proprio preso da lì, per far sì che, uno, sono ricette magari non facili da trovare, due, per non perderle assolutamente e per continuare a portare avanti la tradizione. Quindi, se qualcuno le riesce a trovare e poi me le condivide nei commenti sarebbe perfetto, così ne parlo fra 15 giorni nella nuova puntata. Oggi voglio parlarvi, come al solito, di una storia, di un piatto, di un metodo di cottura o qualcosa che vi può facilitare o ad aiutare e di una ricetta. Partiamo dal primo. Oggi voglio parlare della bagna cauda, sia perché questo weekend, grazie a Francesco, ho potuto mangiarla insieme ai miei amici, dopo ve ne parlerò, ma sia perché in realtà, documentandomi, la bagna cauda ha una storia fighissima. Praticamente bagna cauda in piemontese significa bagna calda, ok? Vuol dire una salsa calda. E nasce dal fatto che un secolo fa, più o meno, perché più o meno il tempo è quello, qualcosa prima, qualcosa dopo, c'era molto acciughe sotto sale, c'era una buona quantità d'olio in una parte del Piemonte, cosa che adesso è meno coltivata, però c'era una produzione di olio e c'era l'aglio, ovviamente, soprattutto nelle nostre zone, nelle zone più vicine a Cuneo. E quindi questo piatto povero, sembra che sia nato per ringraziare le persone che vendemmiavano, quindi nel periodo autunnale, perché è un piatto comunque ricco con una parte proteica. E come si fa? Si prendono le acciughe dissalate, si prende l'olio, si prende l'aglio. Se uno vuole farlo più leggero, togli l'anima all'aglio, cioè la parte interna. E la ricetta standard è questa, né più né meno, fatta cuocere a fuoco lento, frullata, schiacciata, mischiata bene, 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 che prende bene il gusto, e facendo attenzione a non separare l'olio, la parte oleosa, da tutto il resto. Quindi è nata per ringraziare i vendemmiatori e all'inizio si metteva in un tegame di coccio, mi sembra Dian, grande, in centro al tavolo, un po' come la bourguignon, un'altra cosa di cui potremmo poi anche parlare, e tutti andavano con le verdure a prendere la verdura, a pucciarla, perché si mangia principalmente con le verdure, essendo che c'era già l'acciuga, nel piatto, essendo comunque un piatto povero, quindi era un piatto molto conviviale. Per comodità si è inventato il fouillotte, cioè dei mini contenitori di bagna cauda dove sotto tu puoi mettere un cerino che scalda e in questo modo la bagna cauda viene fatta cuocere, ma poi viene continuamente riscaldata, bella calda, ognuno ha il suo fouillotte, può fare tutto quello che vuole, diventa sì conviviale, ma più ognuno il suo e diventa molto divertente anche qui.
Addirittura la ricetta ho letto che è stata scritta, firmata e sottoscritta a Castiglione d'Asti nel 2005, dove si dice che ci sono 50 grammi di acciughe dissalate cada uno, una testa d'aglio cada uno e un cucchiaio, un bicchiere d'olio, non mi ricordo più, cada uno. Quindi più o meno queste sono, possono essere proporzioni, ma le potete trovare su Wikipedia o su altri siti assolutamente. Perché è diventata così famosa e così importante? Perché è un piatto che scalda, perché è un piatto che ti permette di mangiare molta verdura, perché è un piatto non per tutti alla fine e che ti lascia un buon sentore di aglio, per così dire, e che quindi è diventato riconoscibile. Addirittura, questo lo sapete sicuramente, ci sono state varie feste, ogni anno c'è la festa, nella nostra zona c'è la festa di Faule, dove fanno proprio, arrivano 20.000 persone a mangiarla e viene fatta da persone che sono molto dedite a questa tradizione e la fanno ultimamente proprio perché quella standard è un pochettino meno, come dire, per tutti, aggiungendo o un po' di latte o un po' di panna e poi cercando di addensarla magari con la maizena in alcuni casi, però principalmente le due versioni della bagna cauda sono quella standard che vi ho appena detto, più quella con il latte e un pochettino di panna per renderla più cremosa. Addirittura nella ricetta registrata è consentito anche un filo di burro alla fine proprio per ultimare la cottura, per la cremosità. E perché ve ne sto parlando? Perché l'ho mangiata questo weekend grazie a questa persona che è stata molto brava a offrircela, che è stato molto carino, ma soprattutto perché in realtà leggendo ho scoperto che è famosa in tutto il mondo, nel senso che oltre ad essere famosa dalle nostre parti come piatto tipico da mangiare in autunno, in inverno, come tradizione, come rito, ho scoperto che è diventata molto famosa in Argentina, anche lì le sue feste, ed è molto famosa in Giappone, perché anche lì è stata portata da un braidese e adesso in tutto il Giappone si mangia la bagna cauda, cioè ragazzi, qualcosa di incredibile, bellissimo. Addirittura una cosa più nuova che non tutti conoscono è che si può mangiare anche sulla pizza con dei peperoni, perché poi alla fine agli inizi veniva mangiata, prima è nata per utilità e per ringraziare utilizzando quello che si aveva, ma principalmente si mangiavano i peperoni con la bagna cauda o i tupinambò o comunque delle rape proprio per addolcire, perché mettendoli nella bagna cauda potevano cuocere un po' di più, potevano ammorbidirsi e prendevano un ottimo gusto. Una bella cosa che non sconoscevo è che addirittura una tradizione è nel fuyot, alla fine, quando è quasi finita la bagna cauda, nell'olio che rimane, mettere un uovo strapazzato a far chiudere alla fine è anche una cosa della tradizione, oltre che fare la scarpetta col pane e cosa che si faceva più in passato, anche mangiarla con la polenta, che anche lì non l'ho mai mangiata. Quindi, per chi non l'avesse ancora assaggiata, anche se ha un gusto forte, andatela a assaggiare, c'è vari luoghi dove si può assaggiare, più forte, più tradizionale, meno tradizionale. Portiamola nel mondo e sono contento che un qualcosa di mio, di nostro, di piemontese, di cuneese, sia in tutto il mondo e quando andrò in Giappone non vedo l'ora di andare a mangiare la bagna cauda in Giappone, sarà divertentissimo, sushi e bagna cauda. Venendo al metodo di cottura, oggi voglio parlarvi del wok perché non tutti lo conoscono. Il wok è una padella tradizionale cinese usata nell'Asia comunque, perché in Thailandia, in Cina, Giappone, Filippine, è praticamente questa padella rotonda, tendenzialmente in ferro in ghisa, che può essere utilizzata per grossi piatti, ricette un po' cinesi, un po' thailandese, adesso vi spiego di che tipo di ricette, ma anche per dei fritti. Quindi per il fritto, perché si può posizionare una griglietta al fondo e così si può cuocere con pochissimo olio e già sgocciolare quello che vai a friggere. Ma per di più è nata, ed è per quello che ve ne sto parlando, per creare dei piatti compositi, cioè con i germogli, con le verdure, con il pesce, con la carne, tu riesci a mischiare facilmente, ma soprattutto mantiene tantissimo il calore su tutte le padelle, quindi su tutta la padella, su tutta la superficie, e quindi è molto adatta per far cuocere, ad esempio, la verdura che ha bisogno di molta cottura e per mantenere i
gusti e per mantenere gli umori, per mantenere gli odori, i profumi e i liquidi soprattutto, perché crea una bella bagnetta. E sempre per parlare di bagne. E quindi i wok, ve lo consiglio a chi non ce l'avesse ancora, di prenderne uno abbastanza pesante, buono, credo che con una quarantina di euro ne puoi prendere qualcuno di buono, anche con meno. Però con un buon wok puoi far saltare bene la pasta, a fine mescolarla bene, puoi fare, come vi dicevo, dei piatti più magari asiatici, però o per far cuocere ad esempio anche sui peperoni per la bagna calda in questo caso, o grosse verdure. Facendo così si riesce a ricreare praticamente un microclima all'interno della padella. Non tutti ce l'hanno, non è una padella tipica delle nostre parti, però secondo me può essere davvero utile per voi per rendere le verdure più croccanti, più squisite e aiutarvi nella cucina. La ricetta di oggi è una ricetta inventata da noi in quarantena ed è particolare perché non è niente di esagerato, può essere semplice, può essere un buon gusto. Partiamo da quella standard. Noi prendiamo o i filetti di tonno, ancora meglio, o anche il tonno in scatola per chi lo mangia. E facciamo fare una pasta asciutta, cioè pasta normale, tranquillamente. Prendiamo del tonno, lo possiamo far riscaldare un pochettino in padella, non troppo perché sennò si secca. E ci aggiungiamo della cipolla che prima facciamo soffriggere, o rossa o bianca, molte volte meglio rossa che dà un po' più di gusto. E praticamente cosa andiamo a fare? Molto semplicemente, cipolla e tonno sulla pasta in bianco condita con un filo d'olio, diventa una pasta tonno e cipolle che può ricordare un po' come gusto la pizza con le cipolle che a me piace molto, ma con questo metodo qua, con la cipolla così a crudo, si possono aggiungere i gamberetti, surgelati e non, si può aggiungere magari della salsiccia, della pancetta. È un modo diverso, cioè secondo me portare anche qui delle ricette che magari troviamo su una pizza, su un tegame, su una lasagna, in un piatto di pasta può diventare davvero valido. A noi piace molto, è semplice, veloce. Tagli una cipolla, la metti lì e vai via. Oppure prendi già la cipolla già preparata se vuoi, però non è la stessa roba. E con poco tempo hai una pasta sfiziosa. Chi vuole ci può anche mettere un pochettino di parmigiano, assolutamente. Però volevo darvi l'idea di portarvi anche a me, così miglioriamo anche noi, qualche ricetta che magari si utilizza su altro, qualche abbinamento, per poi portarlo a condire le nostre paste asciutte. O altre, o anche le frittate. Esempio, classica salsiccia e porri può essere un'ottima idea, e sia per le frittate sia per la pasta, non so, qualsiasi cosa, melanzane e salsiccia, però queste sono già cose più standard. Tonno e cipolla a me piace molto come gusto, quindi ve la voglio proporre, e fatemi sapere cosa ne pensate. Anche per oggi vi saluto, vi voglio tanto bene, spero di avervi portato qualche curiosità. Ci vediamo fra 15 giorni con la cucina e ci vediamo domani in diretta, sempre alle 9:30, perché avete fatto buone visualizzazioni, quindi continuiamo in diretta anche domani sera. A presto. Un abbraccio, ragazzi.